Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo, un Polifemo insolito, diverso, che si comporrà di più parti, un Polifemo che vuole occuparsi del territorio, di quelle iniziative che tendono a promuovere il territorio, anzi, iniziative che tendono innanzitutto a tutelarlo. Come sapete, noi ci occupiamo non solo delle iniziative nel Tarantino, ma in tutta la regione Puglia e anche oltre, motivo per il quale siamo in quel di Giovinazzo, provincia di Bari, per un interessantissimo incontro denominato Dall'Olivo alla Tavola. Una iniziativa che mira, che ha per oggetto il corso di conoscenza dell'olio extravergine di oliva. Una iniziativa che vede coinvolti vari soggetti, soggetti istituzionali, soggetti che si occupano appunto di produzione agricola, e che ha lo scopo ovviamente di tutelare il consumatore, che è il terminale, che è il destinatario finale. Una iniziativa che appunto è stata voluta da Terra Sud, da Copagri, da Chemiservice e da Adoc Puglia. L'ADOC, appunto, l'Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori, con appunto la collaborazione dell'ADOC WIL di Giovinazzo. Vari momenti in cui si alterneranno aspetti prettamente tecnici, aspetti normativi. Cercheremo di comprendere in che modo le istituzioni collaborino con i produttori e vi sia una sinergia quindi tra istituzioni, tra produttori e consumatori. Una puntata, dicevo, diversa, ma vedendo queste ricchezze del nostro territorio, vedendo che anche da altre parti del mondo, pensiamo appunto alla Lituania, vi sono contatti con il nostro olio, l'olio di Puglia, beh, siamo orgogliosi appunto di poter mediaticamente dare il nostro contributo a questa iniziativa. Il concorso nasce banalmente una sera a casa di alcuni amici, produttori di olio, come diceva il Presidente, chiamiamoli dilettanti, producono degli oli, svolgono un'attività diversa da quella dell'agricoltore, però con passione, dedizione, impegno anche economico, no? coltivano dei terreni, degli oliveti. Quindi quella sera tutti dicevano l'olio mio è il migliore, l'olio mio è il migliore, per cui Monopoli, cittadina piccola come la vostra, si sono allontanati dal tavolo della cena, sono andati a prendere il loro olio e abbiamo fatto un cosiddetto panel al volo, no? Li abbiamo assaggiato. Vabbè, evito i commenti di quest'olio che abbiamo assaggiato, però voglio dire, è interessante. Tenete presente che la rete, quindi da qui nasce l'idea di olio di famiglia, quindi accendere una luce su questo spaccato produttivo, che poi è fatto soprattutto anche di autoconsumo, poi sostanzialmente, no? Mimmo Lavacca, presidente dell'associazione Terra Sud, lei ha avuto modo di soffermarsi nel suo intervento su vari aspetti, innanzitutto sulle procedure di assaggio, di degustazione, e poi ovviamente il discorso, come dire, si amplia e riguarda la percezione olfattiva. Sì, approfittando della presenza dei consumatori, abbiamo provato a dare dei piccoli consigli e cosa principalmente loro devono ricercare quando acquistano un olio, in modo tale che diventi consapevole, oppure quando lo producono. Noi consigliamo sempre in questi casi, in questi piccoli incontri, di parlare dei pregi, quindi un olio deve avere un bel sentore di fruttato. E soprattutto quando andiamo all'assaggio, che sia presente sia l'amaro e il piccante in una forma equilibrata. Questi tre punti possono essere essenziali per un consumatore che non sia molto esperto quando compra l'olio, e cercare in quest'olio quelle qualità delle nostre terre. Sabato scorso sono stato a Roma insieme al sindaco di Bitonto per presentare la candidatura di Bitonto Capitale Nazionale della Cultura. Io rappresentavo il mondo imprenditoriale. All'atere di quell'incontro c'era un ministro della Lituania, verrà domani
nel nostro territorio perché vuol conoscere i produttori di olio, i produttori di pasta e i produttori di tarabbi, perché loro hanno necessità di avere dei prodotti buoni. Quindi c'è un po' questa carenza sul mercato lituano e quindi vengono a Bitonto domani e dopodomani, proprio Bitonto inteso come sede del GAL, ma quando parlano con me parlano con il territorio, quindi farò trovare un tarabificio di Palo del Colle, due frantoi di Bitonto e di Terlizzi, chi fa la pasta è di Palombaio, l'azienda Milo, e quindi farò trovare questi interlocutori commerciali. Questa è la rete e lì noi intendiamo sviluppare molto questo percorso, perché dobbiamo elevare un po' la professionalità dei nostri imprenditori che fanno mille sacrifici all'interno della loro azienda. Noi gli dobbiamo dare gli input, un qualche cosa in più di assistenza professionale, la chiamiamo noi, proprio per farli elevare, perché i mercati devono conoscere anche soprattutto la nostra terra e i nostri buoni prodotti. Antonio Saracini, presidente del GAL Fior di Olivi. Il ruolo che il GAL svolge nella protezione, nella tutela, nella promozione dell'olio nostrano. Bene, il ruolo del GAL è innanzitutto quello di promozione per le aziende. Nella scorsa programmazione abbiamo potuto finanziare una quarantina di aziende agricole che hanno trasformato le loro attività, quindi i loro introiti, in altri settori più professionali. Chi ha iniziato ad imbottigliare, chi ha iniziato a commercializzare con l'estero, chi ha iniziato a darsi un'identità anche soprattutto comunicativa. Chi si è trasformato anche in agriturismo, perché alla fine il prodotto va consumato soprattutto in loco. Nella prossima programmazione invece stiamo puntando molto sulle reti d'impresa, affinché gli imprenditori agricoli possano mettersi insieme e insieme possano partecipare a dei progetti più ambiziosi. Naturalmente ci accorgiamo che talvolta vogliono essere aiutati nelle professionalità, soprattutto sotto l'aspetto comunicativo siamo abbastanza carenti. Bene, il GAL potrà fondere delle economie a questi agricoltori che vorranno emergere. Il ruolo del GAL proprio in questa funzione, oserei dire, di cuscinetto, di raccordo, di attività congiunta, sinergica tra istituzioni e imprenditoria e produttori. Sì, la mission del GAL è proprio quella, perché innanzitutto il GAL è una società consortile con capitale misto pubblico e privato. La nostra ragione sociale fa sì che in questa programmazione beneficeremo di 4 milioni di euro della Comunità Europea, ma ci stiamo muovendo perché ci siamo riformulati, perché la Regione ci ha fatto riformulare il 2017, affinché possiamo avere dei benefici anche su altri progetti. Stiamo partecipando ad Erasmus, stiamo partecipando ad altri progetti ambiziosi della Comunità Europea, dove pensiamo insomma di ottenere, perché abbiamo tutte le carte in regola e soprattutto il territorio per poter beneficiare di questo. Il ruolo del GAL nella capacità di intercettare i fondi ci sono, l'intelligenza e le capacità, grazie al cielo, vi consentono e consentono al territorio di sfruttare queste risorse. Sì, questo è il nostro dovere da amministratore, poi è proprio quello, intercettare queste risorse e metterle a disposizione del territorio. Nella scorsa programmazione siamo stati il quinto GAL ad aver consumato tutti i soldini, perché abbiamo avuto la fortuna di avere degli imprenditori seri sul territorio che hanno investito in anni di recessione. In questa programmazione futura li assisteremo ancora meglio e la capacità nostra è quella di essere a disposizione del territorio. Tutti ci conoscono, siamo diventati credibili perché gli investimenti fatti dopo gli avvenuti controlli sono risultati tutti eccellenti, quindi questo ci dà la spinta a poter operare sul territorio, ripeto, perché abbiamo superato un po' il campanilismo di io sono di Bitonto, lui è di Giovinazzo, l'altro è di Terlizzi, ora abbiamo annesso anche Palo Grumo e Modugno. La gente quando ci vede capisce che con noi deve parlare di territorio, non di campanilismo.
Presidente, la produzione dell'olio extravergine di oliva qui non riguarda solo una dimensione territoriale limitata al territorio appunto pugliese, ma esorbita in una ottica nazionale ed internazionale, non a caso i contatti e i rapporti con la Lituania. Sì, noi proprio domani abbiamo un incontro per la commercializzazione di olio di oliva dei nostri territori in Lituania. C'è una delegazione che sarà accompagnata da me in due frantoi proprio per delle degustazioni, perché ad aprile-maggio intendono organizzare nella capitale lituana un incontro dove parteciperà il nostro Presidente della Repubblica Mattarella, e qui hanno intenzione di, si parlerà di cibo in questo incontro, in questa convention di maggio in Lituania. Quindi hanno focalizzato nel nostro territorio tre tipi di interventi culinari. Uno è l'olio extravergine di oliva, l'altro sarà il tarallo e il terzo la pasta. Quindi domani io faccio incontrare questa delegazione lituana proprio con i nostri imprenditori affinché possano nascere, insomma, delle buone proposte commerciali. Valorizzazione e esaltazione delle nostre risorse naturali, ma anche crescita del territorio, questo significa fare economia, significa creare occupazione. Sì, sì, è quello, il nostro intento è quello. Un circuito virtuoso. Sappiamo di avere di fronte gente molto impegnata, molto intelligente, quindi dobbiamo far trovare anche noi dei produttori seri che sappiano dare un prodotto di qualità, sennò dura poco il gioco. Tommaso De Palma, sindaco di Giovinazzo, l'onore e l'onere di essere, come dire, il sindaco, il primo cittadino della terra appunto dell'olio di oliva. Sì, Giovinazzo è una delle terre dell'olio d'oliva, perché io voglio dire con piacere che noi facciamo parte di una terra meravigliosa, che non vede solo Giovinazzo, ma vede Bitonto, Molfetta, Trani, Andria, Corato e così via. Ecco, noi siamo in un contesto che se deciderà di fare rete seriamente, nel senso di connessione, può far rete nell'altro senso, può fare gol e vincere le partite sul palcoscenico mondiale. Abbiamo sfide importanti che i nostri agricoltori devono capire, che devono giocare in sinergia, di concerto con le istituzioni, perché, come ho già detto, il mercato globale, se è vero come è vero che presta il fianco a fenomeni sgradevoli come quello di olio magari taroccato, e sappiamo tanti esempi in tal senso, ma apre altre opportunità come quello di posizionare il nostro prodotto di altissimo livello su mercati internazionali che ne sarebbero fieri e contenti di riconoscerne il valore e chiaramente di conseguenza dare anche la giusta retribuzione economica ad un valore, ad un prodotto di qualità. Ecco, seguendo i lavori dell'incontro di questa sera ho notato l'importanza e la realtà di questa azione coesa che vede insieme istituzioni, produttori e consumatori, perché poi alla fine tutto il sistema ruota e, come dire, è indirizzato al benessere del consumatore attraverso l'attività istituzionale e attraverso l'attività imprenditoriale di chi produce appunto olio di oliva. Assolutamente, la risposta è già nella sua domanda. Implicita, nel senso che, anzi esplicita. Infatti, nel senso che non è pensabile fare tutto da soli, perché come ho già detto bisogna posizionarsi sui mercati nazionali e internazionali. Per fare questo dobbiamo utilizzare bene gli strumenti che ci sono a disposizione, che spesso non sono nelle mani di singoli, ma sono nelle mani di segmenti diversi, i produttori, le istituzioni, i media, le camere di commercio e tante altre storie. Quindi serve fare unione e insieme puntare all'obiettivo strategico, che io credo, avendo un prodotto valido, possiamo certamente centrare, perché altre nazioni non hanno il prodotto ma riescono lo stesso ad arrivare all'obiettivo perché hanno una strategia. Noi dobbiamo semplicemente mettere insieme prodotto e strategia e raggiungere l'obiettivo. Sono veramente felice di essere qui questa sera, poi a tutti gli eventi che riguardano l'olio ho sempre partecipato e non ho mai detto di no. Non ho detto di no in una serata particolare perché siamo in campagna elettorale, voi mi scuserete se io dovrò lasciarvi. Io tra l'altro sono foggiana e quindi
sono di un'altra provincia, però sa, abbiamo disegnato questa legge che ha dei collegi immensi e io non so se farò in tempo a visitare tutti i paesi che fanno parte di questa cosa. Vedete questa bottiglia che vi è stata presentata in maniera pregevole dai panelisti che mi hanno preceduta, io non ho nulla da dire, eh? Il pannellista che ha presentato tra l'altro l'etichetta narrante, devo dire, era molto preparato e soprattutto per insegnare ai consumatori come riconoscere una vera bottiglia dell'olio. Stavo facendo un pregio al panelista. Senatrice Colomba Mongello, l'autrice della cosiddetta legge Salva Olio, 5 anni or sono, una battaglia lunga, dura, ma portatrice di frutti. La Puglia e Giovinazzo in particolare è la terra dell'olio, ma ci compendi così in poche battute le caratteristiche fondamentali di questa normativa? La normativa approvata 5 anni fa è diventata anche normativa comunitaria. L'olio ha la legge sulla trasparenza, trasparente deve essere l'etichetta, il contenuto, la bottiglia, il tappo, l'informazione ai consumatori. Perché ovviamente deve essere garantita l'informazione ai consumatori? Perché il consumatore non deve andare alla cieca nel supermercato, non deve scegliere solo attraverso le offerte, ma deve essere soprattutto informato di che cosa sta comprando. Nei nostri scaffali molto spesso troviamo bottiglie di dubbia provenienza, dobbiamo leggere attentamente le etichette, olio comunitario, extra UE, olio extravergine d'oliva italiano, fare attenzione. Io dico sempre ai consumatori, date una mano alla Puglia, date una mano all'Italia, consumate italiano, e sotto i 7 euro, mi dispiace dirlo, molto spesso non è olio extravergine d'olivo italiano. Consumate olio di Giovinazzo, ne producete tanto, voi siete città dell'olio, consumate l'olio che voi producete, recatevi ai frantoi, è una bella esperienza, è un'esperienza che vi arricchisce e serve anche a capire il senso del lavoro dei nostri olivicoltori che noi abbiamo il dovere di aiutare e tutelare. E soprattutto, piuttosto che guardare innanzitutto il prezzo, giriamo la bottiglia e vediamo l'etichetta. Leggere l'etichetta, abbiamo fatto una legge, è stata difficile la procedura di questa legge, però chiediamo aiuto ai consumatori, molto spesso non fanno attenzione a ciò che comprano, fanno attenzione solo al sottocosto. Ecco, io li invito a girare la bottiglia e a leggere attentamente. Bene, vi sarete fatti prendere dall'olio sicuramente, anche perché è un orario in cui si sta a tavola o comunque si è, in cui avete finito di pranzare, di cenare o di pranzare, ma l'argomento è interessante perché noi vediamo il prodotto finale, vediamo la bottiglia dell'olio appunto extravergine di oliva, ma c'è tutto una storia, c'è tutta una problematica dietro e noi stiamo cercando di affrontarla. Pubblicità tra poco. Sì, noi siamo tra i co-partecipanti a questo concorso nazionale. Tutto parte da un'idea dell'Associazione Terra Sud del dottor Mimmo Lavacca, che ha ideato questo concorso nazionale tra produttori non professionisti, tra virgolette, ma tutti, considerate che la Puglia è tipica di prodotto di qualità, ma anche di proprietà molto frammentata, e quindi molti sono produttori, ma di professione fanno altro. Ovviamente questo è sempre olio extravergine che viene commercializzato, viene conferito ai frantoi e alle cooperative da parte dei produttori. Però questo, da qui è nata l'idea di questo concorso, ma che ha l'obiettivo profondo di far conoscere la qualità dell'olio extravergine, di far conoscere il prodotto al consumatore, in modo da poter distinguere l'olio di qualità da quello, come diceva prima il Presidente, dell'olio della macchina. Tommaso Battista, Presidente Copagri, il ruolo dei produttori appunto in un ambito in cui si vuole realizzare un prodotto il più certo e il più qualificato, passatemi questa espressione, possibile. Sì, il ruolo dei produttori è fondamentale.
Problema purtroppo è quello della commercializzazione, però limitiamoci alla qualità del prodotto. Il nostro è un prodotto ormai che è riconosciuto nell'ambito internazionale. Noi siamo partner di questo concorso nazionale proprio per divulgare la qualità dell'olio e il metodo di coltivazione anche ai produttori, perché molti produttori si sono standardizzati nel tipo di coltivazione, però è chiaro che per raggiungere livelli qualitativi eccellenti bisogna correggere molte volte le proprie opere in campagna. Ecco, negli anni, nei decenni oserei dire, c'è stata certamente una evoluzione per raggiungere varie migliorie a livello proprio di tecnologia, di applicazione della tecnologia alla realtà agricola quotidiana. Sì, sicuramente. In primis le opere di coltivazione nella concimazione sono cambiate molto. Sono cambiati i metodi di coltivazione e di concimazione e quindi adesso ci sono prodotti che sono molto meno chimici e più salutari. Poi la potatura c'è sempre stata all'ulivo e poi negli ultimi anni soprattutto, parliamo dell'ultimo decennio, soprattutto come molire le olive. Si è passato dagli impianti a freddo a quelli a ciclo continuo, cosiddetti ciclo continuo, che sicuramente garantiscono una migliore qualità. Fare questo assaggio alla luce del sole, dove ci distraiamo e dove molto probabilmente non riusciamo a captare i profumi, non riusciamo a captare anche i sapori, anche in gola, perché veniamo distratti da qualche altra situazione, da altra persona, da quello che sia. Mentre quando io l'ho provato e l'ho fatto con loro, devo dirvi sinceramente che al buio, non vi preoccupate, non vi accade nulla, vi accompagnano loro nelle stanze scure, non c'è problema, loro ci vedono nelle stanze scure, quindi di conseguenza state in mani sicure. Vedrete la differenza, vedrete la capacità di potervi concentrare su quello che naturalmente sono i tre gusti che diceva prima Mimmo. Pino Salomon, presidente di ADOC Puglia, la vicinanza di ADOC a questa iniziativa finalizzata appunto a difendere, a tutelare e promuovere il nostro olio dall'olivo alla tavola. L'ho detto in altre circostanze, il destinatario, il terminale è il consumatore. In questa ottica lo sforzo dell'ADOC per appunto una ottimizzazione del prodotto olio di oliva. Sì, vogliamo evidentemente cercare di fare in modo che il consumatore abbia più nozioni e conoscenze possibili per essere quel consumatore consapevole che noi cerchiamo di far affermare nel mercato della produzione, quindi fra le vendite e gli acquisti da fare. E questa dell'olio è una delle principali esigenze che dobbiamo porci, perché evidentemente anche questo comporta problemi per la salute se nel caso non fosse eseguita quel tracciato che riguarda l'etichettatura in primo luogo, perché è da lì chiaramente che bisogna saper riconoscere un olio fatto prodotto in Italia, e da lì poi che dobbiamo scoprire chiaramente se l'olio è con una quantità di grassi o meno, e da lì che dobbiamo guardare anche sul prezzo, perché evidentemente avere un olio con pochi euro diventa un olio che difficilmente possa dichiararsi extravergine d'oliva. Poi naturalmente anche sull'assaggio, questa sera stiamo facendo questa iniziativa dove naturalmente l'assaggio ha anche la sua funzione proprio per far comprendere al consumatori che sono stati presenti qui questa sera quale delle due proposte che sottoporranno coloro i quali sono i nostri alleati
cioè i conoscitori dell'olio, quelli che conoscono l'olio e quindi sanno chiaramente distinguere le qualità, sapranno inculcare nelle persone che stanno procedendo a fare questo assaggio. Quindi un'iniziativa chiaramente che va incontro a queste esigenze e che cercheremo chiaramente anche di promuoverne ulteriori. L'aspetto importante, pregevole, è il coinvolgimento dei diversamente abili nelle procedure appunto di assaggio, quindi promuovere il nostro olio, essere attenti a persone che hanno una diversa sensibilità. Certamente pari a quella dei cosiddetti normodotati, è questo lo scopo della integrazione? Sì, anche questo, perché quando sono stato chiamato a partecipare a una riunione fatta lo scorso anno, sono passato io attraverso le loro forche caudine, mi hanno chiaramente introdotto in questa stanza buia e soltanto loro potevano portarmi in questa stanza buia, altrimenti io potevo inciampare in qualsiasi tavolo, sedia che trovavo davanti. E devo dirvi che nel momento in cui questo assaggio viene fatto in una stanza buia, la concentrazione della persona che deve svolgere l'assaggio è molto ma molto superiore e quindi di conseguenza ha effettivamente la capacità di comprendere l'olfatto, molto probabilmente può sicuramente concentrarsi ed odorare e sentire l'odore magari del verde, del fruttato, dell'albero, così come può poi apprezzare la spigolosità dell'olio sulla gola e quindi anche l'importanza del carattere amaro, ne parlavamo. Carattere amaro che naturalmente va fatto anche sul palato e quindi di conseguenza è un sistema, un metodo che io ho riconosciuto molto più valido e quindi mi sono affidato, abbiamo chiesto la collaborazione appunto di persone non vedenti in modo tale che naturalmente loro sono molto più capaci di noi nel riconoscere la sensibilità di questo prodotto. Ecco ora la fase proprio della degustazione, viene assaporato l'olio e lo si fa, come detto, in una condizione di buio assoluto affinché vi sia la massima concentrazione e la massima percezione olfattiva. Non vi spaventate, ora andrà via la luce e riprodurremo, proprio vivremo il momento della degustazione con questo segreto indispensabile, quale appunto la condizione di buio. Allora siamo con il nostro degustatore, abbiamo visto la procedura in perfetta condizione di buio, ecco, ci dica sommariamente le fasi appunto e le percezioni olfattive che lei ovviamente ha avuto proprio per poi esprimere un giudizio definitivo sulla qualità e sulla bontà dell'olio. Sì, come avete avuto modo di vedere, prima si annusa l'olio e si recepiscono quelli che sono i sentori olfattivi che loro l'olio rilasciano e quindi già si può all'olfatto individuare se l'olio presenta dei difetti, no? O le note caratteristiche dell'olio che possono ricordare ad esempio delle note di verde, di qualcosa di fresco. Poi dopo aver recepito le sensazioni olfattive, noi degustiamo, solitamente si sorseggia il quantitativo che andrebbe in un cucchiaino di olio e come avete visto io l'ho riscaldato girando il bicchiere tra le mani e per sprigionare all'olfatto proprio meglio i sentori olfattivi e dopo con il gusto, quindi facendo filtrare l'aria a denti stretti, noi riusciamo a cogliere eventuali note, il piccante, l'amaro e soprattutto il sapore del fruttato d'oliva, no? Che è quel gusto dato proprio dalla spremuta delle olive appena macinate.
Quindi promosso a pieni voti questo campione d'olio? Nello specifico è promosso a pieni voti, è un olio, diciamo, che presenta delle note sicuramente amare in maniera superiore al sentore di piccantezza che pur si avverte, e soprattutto ha un'ottima sensazione olfattiva legata al fruttato d'oliva e anche al gusto. Appare un olio, diciamo, estremamente buono. E allora permetta che anch'io possa assaggiarlo. In genere si brinda. Lei ora, noi possiamo brindare, lei, ecco, ha preso l'altro campione. Ah. Questo è l'olio negativo. No, allora mi dia quello positivo. E dovremmo riempire. Vabbè, è simbolico. Ci congediamo, abbiamo voluto realizzare una puntata di Polifemo dedicata appunto alla valorizzazione di questa risorsa dell'olio di oliva. Siamo partiti dalla realtà appunto del comune di Giovinazzo, che è una delle terre, come dire, delle patrie dell'olio, ma è un modo per promuovere il nostro territorio, la nostra Puglia, attraverso le risorse naturali, quelle che Madre Natura ci ha saputo dare. Se poi, come è nella realtà dei fatti, vivendo secondo natura, si crea un'attività imprenditoriale che crea occupazione, che promuove il territorio, che fa crescere il territorio a 360 gradi, beh, noi nel nostro piccolo, come organo, strumento di informazione, abbiamo cercato di realizzare, abbiamo così tentato, e crediamo di esserci riusciti a realizzare la nostra mission. Mi diceva, non so come si brindi, io non sono astemio, ma in genere così, però. Bene, assaggiamo. Ma le dirò, non sarà una, me le dicevo, questo è l'olio cattivo, però forse la mia ignoranza in materia, tanto cattivo non è, voglio dire. La inviteremo a qualche serata ulteriore di degustazione, e approfittiamo per ringraziare anche dell'attenzione che avete dimostrato nei confronti di questa serata, anche dei ragazzi di Olio Irresponsabile, perché abbiamo detto che l'olio ha un forte carattere identitario per la nostra terra, che può essere di valenza culturale e tra virgolette culturale, quindi proprio della cultura agricola. L'etimologia è sempre colo, significa coltivare, e quindi in ogni caso, a livello proprio di cultura, in senso proprio l'etimologia ci dice questa coltivare, avere cura di. Esatto, è proprio per avere cura di, se questa cosa si può sposare con un processo integrativo, legandolo anche a ragazzi ipovedenti e non vedenti, allora stiamo facendo probabilmente due cose, se vogliamo, anche nobili nello stesso tempo. Bene, è tutto, la ringraziamo, la salutiamo, e ora ce ne andiamo in pubblicità per una nuova parte di Polifemo.